scuole in Dadda, macchia di leopardo, aperte a Isernia, chiuse a Campobasso e Termoli, l'opinione dei presidi, a Venafro la protesta degli studenti. Coronavirus presente in quasi tutta la regione, 128 i comuni interessati, 769 casi a Campobasso, 597 a Termoli, 409 a Isernia, dove il risultato positivo anche il sindaco castratano. Nei bar e sui mezzi pubblici solo col Super Green Pass, la stretta in vigore da oggi, molti controlli nel capoluogo di regione. Temperatura impicchiata e neve in molti centri, 10 cm a Campobasso, 30 in Alto Molise, pochi disagi alla circolazione. Trattore si ribalta nei campi di Mafalda, muore 39enne, vani tentativi di rianimare Vittorio Quaglia, sgomento a Monte Nero di Bisaccia. Calcio, Lega Pro, Campobasso ai box, per il coronavirus 5 gli elementi positivi, oggi nuovo giro di tamponi. Buon pomeriggio, bentrovati con la nostra informazione in diretta dagli studi di Campobasso. Tante notizie nel telegiornale, lo avete sentito dai titoli, ma in apertura ci occupiamo di scuola. Scuola in DAD a macchia di leopardo, aperte a Isernia, chiuse le scuole invece a Campobasso e Termoli. Abbiamo ascoltato l'opinione dei dirigenti scolastici. Allora, iniziamo da Campobasso, dove le scuole sono chiuse, la didattica è a distanza. Sentiamo Andrea Bertolo. Da oggi e almeno fino al 15 gennaio le scuole di Campobasso e di altri centri della regione rimarranno chiuse a fronte dell'impennata dei contagi. Da questa mattina si torna quindi alla didattica a distanza, sistema ormai rodato e che in questi casi diventa necessario per proseguire programmi di studi e garantire continuità agli studenti. PC accesi e libri sulla scrivania di casa, quindi per cercare di superare nel miglior modo possibile l'ennesima ondata di contagi. Una soluzione criticata da alcuni, ma per molti rappresenta invece una valida alternativa per garantire la tutela della salute di alunni e personale docente, come spiegato ai nostri microfoni dalla dirigente scolastica del Convitto Mario Pagano, Rossella Gianfagna. Io in tempi non sospetti dissi proprio che la cosa che mi preoccupava di più era la ripresa dopo Natale. Io credo che è il messaggio che dobbiamo dare. Quando si parla soprattutto di chiusura delle scuole o prolungamento delle vacanze di Natale è sbagliato, perché con la DAD si lavora e si fa lezione. Noi dobbiamo cambiare l'atteggiamento nei confronti della DAD, che appunto non deve essere visto come un mostro da evitare. Chiaramente non è la scuola, la DAD, però è un modo diverso di fare scuola. E in questo periodo dobbiamo avere una maggiore flessibilità, cioè quando c'è bisogno alternare questi periodi, ma con massima tranquillità, perché comunque ormai diciamo i docenti hanno imparato a fare lezione con la DAD, i ragazzi riescono a farla e poi in una giornata come questa ne abbiamo approfittato perché comunque stanno facendo scuola e tuteliamo la salute. Con sistema quindi rodato, i ragazzi invece come la prendono questo nuovo rientro in didattica a distanza? Ma io credo che i ragazzi l'abbiano presa bene, chiaramente è un problema maggiore forse per le famiglie organizzarsi, soprattutto per i più piccoli, per il discorso del lavoro, però quando viene comunicato in tempo e se viene gestita bene, io credo che grossi problemi non ci siano. È chiaro, quando si parla, dice, di ragazzi però sentono la mancanza dei compagni, la socializzazione, ma scusate, la scuola non è solo quello. I ragazzi devono studiare, non è soltanto socializzare, a parte che poi non siamo in un lockdown e quindi non sono chiusi dentro. Però in questo modo tuteliamo, perché è vero che non ci sono casi, diciamo, dentro la scuola che si infettano all'interno delle classi, ma è fuori. Però nelle classi si divulga, perché comunque non tutti possiamo garantire il massimo del distanziamento, oppure in una struttura come questa il Convitto a mensa, per quanto ci siano i vetri, la mascherina bisogna toglierla per mangiare. E a Isernia invece scuole aperte, circa 70 le richieste di DAD su un totale di 1.800 alunni. Nicola De Santis. Il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, a differenza dei colleghi di Campobasso e Termoli, ha lasciato le scuole aperte nel capoluogo di provincia, evitando così la didattica a distanza a migliaia di alunni che oggi erano regolarmente in aula.
Alla San Giovanni Bosco le richieste di DAD sono circa 50, su un totale di oltre 1000 alunni, 3 gli insegnanti positivi, su un corpo docente di 180 unità. Insomma, una situazione tutto sommato ancora gestibile. Oggi abbiamo ripreso in presenza le attività didattiche, chiaramente con le preoccupazioni doverose, giuste che ci siano, perché comunque veniamo da un periodo lungo, insomma, di vacanza. E la restituzione di ciò che possano essere stati eventuali situazioni di contagio, insomma, in questo periodo sicuramente potremo averla nei prossimi giorni. L'amministrazione comunale ha provato, per il tramite di uno screening sulla popolazione scolastica, a conteggiare eventuali situazioni, insomma, di positività. Purtroppo la partecipazione non è stata così importante da farci stare tranquilli. Noi come scuola sicuramente porremo in essere tutte quelle che sono le azioni di nostra competenza nella massima applicazione delle norme che il Ministero impartisce ormai da circa 2 anni per cercare di contenere questa situazione di contagio. Io ritengo che comunque le situazioni problematiche potranno emergere, perché oltre al discorso della riapertura o meno, e quindi legata alla posizione degli studenti, c'è sicuramente una condizione, insomma, di contagio che può riguardare anche il personale della scuola. Mi auguro di riuscire sempre con i numeri a disposizione a poter sopperire, quindi a garantire la didattica in presenza, che è elemento imprescindibile nella formazione dei nostri studenti. Al preside della Giovanni XXIII sono provenute 20 richieste di DAD su un totale di circa 850 alunni, un solo docente positivo, su un totale di circa 140 insegnanti, numeri tutto sommato contenuti che inducono il professor Caccioppoli a condividere la scelta del sindaco di Isernia. In questo momento è importante dare un segnale soprattutto ai bambini e alle famiglie che la scuola resta aperta. La scuola, secondo me, è un presidio che va tenuto aperto, anzi io credo addirittura che la scuola dovrebbe essere l'ultima a chiudere. Se noi abbiamo gli stadi aperti, se abbiamo i cinema, i teatri e i ristoranti aperti, la scuola a maggior ragione deve essere aperta. Ha ricevuto molteplici richieste di DAD oppure la situazione è più o meno sotto controllo? Ma possiamo dire che la situazione è sotto controllo, io posso dare i numeri tranquillamente, io ho 20 bambini tra positivi e contatti stretti di positivi che sono in DAD al momento. Considerando che la mia popolazione scolastica gira intorno agli 850 bambini, abbiamo percentuali ancora gestibili. Anche i docenti, ho soltanto un docente positivo su 145 docenti, quindi insomma i numeri per adesso tengono. Finché i numeri sono questi, noi andiamo avanti. Naturalmente siamo pronti a chiudere, casomai dovessimo avere delle criticità ingestibili. Però io dico che finché si può tenere aperta, la scuola va tenuta aperta. Vogliamo raccomandare alle famiglie di vaccinare appena possibile i propri figli? Guardi, io sono appena uscito dall'auditorium, ho appena fatto la mia terza dose e sono un convinto sostenitore della vaccinazione. Sì, vacciniamoci, 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 perché sembra sempre più evidente, naturalmente sempre col beneficio del dubbio, che anche questa variante, la Omicron, per un vaccinato è quasi una normale influenza, per cui se questo è vero, allora veramente dobbiamo vaccinarci tutti. Ed il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, è positivo al Covid, lo ha comunicato lui stesso attraverso un post su Facebook dove nel contempo ha voluto rassicurare i cittadini a seguito di test antigenico al quale mi sottopongo regolarmente. Per un regolare controllo ho scoperto di essere positivo, per fortuna al momento sto bene, sono naturalmente in isolamento ma sempre al lavoro e pienamente operativo, ha concluso l'ingegnere isernino. E allora abbiamo ascoltato sulla scuola i dirigenti scolastici, ora ascoltiamo gli studenti che a Venafro questa mattina hanno protestato, ancora De Santis. Alcuni studenti del Giordano di Venafro hanno voluto incontrare il sindaco Alfredo Ricci per chiedere il ripristino della didattica a distanza a causa del rischio di contagio in aula. Il primo cittadino, anche presidente della provincia di Isernia, dopo un confronto durato oltre un'ora, con fermezza ha espresso la ratio del proprio diniego agli studenti. Ah, intanto l'incontro è andato benissimo ed è stata secondo me una splendida anche iniziativa che hanno avuto
quella di voler incontrare direttamente il sindaco per confrontarci. Siamo stati credo un'ora e mezza a parlare di tutto in maniera molto schietta e pacata. È chiaro, loro mi hanno rappresentato questa esigenza che avvertirebbero, però io ho spiegato loro che intanto esistono delle regole generali nazionali che ha stabilito il governo e che sono per la didattica in presenza. Rispetto a queste regole il comune di Venafro può discostarsi se c'è una situazione che va al di là del trend nazionale, il che non è al momento. Ma soprattutto, questo non è un mistero, che il mio punto di vista è sempre stato quello per cui la scuola è l'ultima a dover chiudere. Se c'è una recrudescenza di contagi, se c'è una situazione di questo tipo, eventualmente, se dovesse anche aggravarsi, io credo che prima devono essere salvaguardate le attività economiche e le scuole, e poi tutto il resto può aspettare. Allora ecco, limitare le attività non essenziali, ma salvaguardare fino in fondo la scuola, la didattica in presenza e le attività economiche. Ci sono già delle regole, le ha stabilite il governo e non le può certamente stabilire il sindaco. Venafro ha dato delle condizioni anche alle scuole con lo screening organizzato nella giornata di ieri, tamponi gratuiti per tutto il mondo della scuola, infanzia, primaria, medie e superiori. C'è stata una buona adesione, mi sarei aspettato un'adesione maggiore, devo dire, di questo mi dispiace sinceramente, perché era un'opportunità che noi abbiamo messo a disposizione, però per il momento non ci sono le condizioni per poter adottare un provvedimento generale derogatorio rispetto alla regola che il governo ha dato, che è per la didattica in presenza. Al termine del confronto col sindaco, gli studenti hanno espresso rammarico per aver visto bocciate le proprie istanze. L'esito non è stato dei migliori, abbiamo esposto le nostre ragioni al sindaco, ma purtroppo non ha consentito la integrazione della DAD, e riteniamo che sia una scelta opportuna, perché come stiamo avendo delle limitazioni anche durante il pomeriggio, quindi nei momenti che non riguardano soltanto la vita scolastica, riteniamo che sia importante anche adottare delle nuove misure, delle misure importanti per limitare la diffusione del contagio. Cambiamo argomento, l'ASREM aggiorna la mappa del cluster Molise col dettaglio dei positivi attuali comune per comune. Sono 4.711 casi attivi, di cui 3.288 in provincia di Campobasso, 1.421 in provincia di Isernia, oltre a due di altre regioni. Di questi sono 3.702 quelli relativi a referti su tamponi molecolari ASREM, 1.009 da tampone antigenico come da circolare ministeriale del 30 dicembre del 2021. Virus presente su quasi tutto il territorio, 128 i comuni interessati, 769 casi a Campobasso, 597 a Termoli, 409 a Isernia, 239 a Venafro, 164 a Boiano, 139 a Montenero di Bisaccia. E intanto dal bollettino della domenica, 3 ricoveri e 3 dimissioni da malattie infettive, 393 positivi, 97 con tampone molecolare con tasso di contagiosità superiore al 17%. Sentite. Anche il bollettino della domenica presenta tanti, troppi positivi. 97 i contagiati risultati da tampone molecolare su 566 esami processati con positività oltre il 17%. 296 antigenici risultati positivi effettuati presso le farmacie o i centri riconosciuti. In totale 393 nuovi contagi, 10 guariti, e così i casi attualmente positivi diventano 4.711, 3.917 invece soggetti in isolamento. Al Cardarelli, nei reparti Covid, ci sono 30 degenti, nelle scorse ore 3 nuovi ricoveri in malattie infettive, persone di Campobasso, Sessano del Molise e Termoli, e altrettante dimissioni, pazienti di Campobasso, Montenero e Riccia, 2 in terapia intensiva, gli altri nel reparto diretto dal dottore Donato Santopoli. 14 non sono vaccinati, 7 con dose unica o seconda dose, 9 con terza dose. E ieri a Termoli, presso la Misericordia, lo screening epidemiologico gratuito su base volontaria voluto dall'amministrazione comunale per verificare l'incidenza
del contagio sulla popolazione scolastica, alta l'adesione, sono stati processati dalle 8 alle 18 820 tamponi rapidi, di cui 25 sono risultati positivi. L'amministrazione comunale ha ringraziato la Misericordia di Termoli, tutti i volontari che si sono messi a disposizione, e ricorda che lo screening epidemiologico su base volontaria sarà ripetuto in prossimità insomma, dei prossimi giorni sostanzialmente. E ora ci occupiamo del Super Green Pass, da oggi obbligatorio per i bar, ristoranti, mezzi di trasporto pubblici. Da oggi scatta dunque il nuovo decreto, controlli a tappeto a Campobasso, agenti della Polizia Municipale concentrati principalmente nei terminal bus per monitorare i viaggiatori. Andrea Vertolo. Green Pass rafforzato in bar, ristoranti, alberghi, piscine, nonché su pullman, treni, aerei e navi. Da oggi entra in vigore il nuovo decreto del governo che mira a incrementare i controlli nei luoghi di maggiore rischio contagio. Inoltre i tempi per la somministrazione del booster diventano più brevi, sarà possibile riceverlo già dopo 4 mesi anziché 5, ma non si tratta in ogni caso di tempi obbligatori. Intanto le forze dell'ordine proseguono l'attività di controllo. Oggi al terminal di Campobasso la Polizia Municipale ha assicurato il rispetto delle regole senza riscontrare particolari criticità. È una cosa giusta perché molte persone comunque ne marciano e ne abusano. Allora tampone ogni 2-3 giorni e poi dopo non si sa se sia fatto in farmacia, se è stato realmente fatto il tampone. Quindi secondo me ci sta. Poi dipende, ognuno dà la sua veduta, però ci vuole. Perché oramai senza del vaccino non si va da nessuna parte e con il vaccino perlomeno abbiamo gli ospedali in via libera, ma ancora per poco se non chiudono. La situazione è molto tranquilla anche perché i viaggiatori non è che ce ne sono tanti. Poi forse il fatto della pandemia che hanno preso pure, diciamo, che le scuole sono chiuse, poi pure anche per la neve che gente non ce n'è, assolutamente pochissima. Comunque non esitano un istante al controllo di esibire il Green Pass, non ce ne sono malumori assolutamente. E niente, tutto procede bene, quei viaggiatori che ci sono, diciamo su, più che altro sulle linee ministeriali, sulle regionali non è che c'è molta gente, ripeto, però sulle linee ministeriali il controllo c'è assiduamente, tutti i giorni, quotidianamente, sia dalla parte della polizia urbana che della polizia stradale, che dei carabinieri, guardia di finanza stesso. Controlli ce ne sono abbastanza. Insomma, al Super Green Pass i molisani si sono abituati in fretta. La responsabilità della maggior parte dei cittadini fa ben sperare per un passo avanti verso il contrasto della pandemia. La cronaca: trattore si ribalta nei campi di Mafalda, muore 39enne. Sentite. È stata ricomposta nell'obitorio dell'ospedale San Timoteo di Termoli la salma di Vittorio Quaglia, lo sfortunato 39enne contoterzista morto mentre stava lavorando nei campi a Mafalda. Il magistrato ha disposto e fatto eseguire la ricognizione cadaverica. Sulla dinamica della tragedia stanno invece indagando i carabinieri di Mafalda, intervenuti sul posto ieri sera intorno alle 18.30 assieme al 118 coi volontari della Misericordia di Termoli e i vigili del fuoco. Vani tentativi di rianimarlo, il cuore di Vittorio ha cessato di battere a causa delle lesioni riportate nell'incidente mentre era alla guida del trattore con cui stava seminando un terreno, trattore che si è poi ribaltato. Sgomento nelle comunità di Mafalda e Montenero di Bisaccia, località dove Vittorio risiedeva. Dopo un 2021 contrassegnato da numerosi lutti, il nuovo anno inizia con una nuova tragedia. Molise è imbiancato, 10 centimetri di neve a Campobasso, 30 in Alto Molise, per fortuna pochi i disagi, tutti particolari dal contributo. Temperatura impicchiata sotto lo zero e neve al posto della pioggia, con i fiocchi bianchi caduti a quote collinari intorno ai 400-500 metri. 10 centimetri a Campobasso e Mezzisea prontamente in azione. Nessun disagio, il piano neve ha funzionato alla perfezione. Il comune fa sapere
che nel tardo pomeriggio di ieri erano attivi 4 mezzi spargisale. Con l'intensificarsi della nevicata sono stati attivati ulteriori 50 mezzi esterni, diventati 67 dalle 4 del mattino. Personale SEA in azione anche per liberare i marciapiedi, mentre in pieno centro una luminaria ha ceduto a causa del vento ed è stata rimossa. Lasciamo la città e andiamo sulle principali arterie regionali. Si viaggia regolarmente senza problemi sulla statale 17, anche se le forze dell'ordine consigliano la massima prudenza. Qui siamo nei pressi di Castelpetroso. Situazione identica sulla statale 87, alle porte del capoluogo di regione. Le strade sono pulite ed il traffico regolare. La Coltre Bianca ha raggiunto invece i 30 centimetri in montagna. Le immagini che giungono da Capracotta sono come sempre uniche. Disagi in Alto Molise a causa della presenza di ghiaccio e neve sulla carreggiata. In particolare i cittadini lamentano la mancata attuazione del piano neve nel tratto che va da Pesco Lanciano a Staffoli, dove ieri sera la polizia stradale è dovuta intervenire più volte a causa di alcuni mezzi pesanti intramezzati. Nel tratto che invece va da Staffoli a Capracotta, con il servizio affidato ad un privato, la situazione si presentava assolutamente tranquilla. Solo questa mattina sono intervenuti i mezzi spargisale e spazzaneve, ripristinando la viabilità in tutto l'Alto Molise. In alcuni piccoli comuni della regione i sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole a causa del maltempo. A Ferrazzano, Macchia Godena e Civitanova del Sannio oggi scuole chiuse, mentre a Oratino il sindaco Roberto De Socio ha deciso di tenere chiuse le scuole anche nella giornata di domani. A Frosolone infine scuole chiuse fino a dopodomani. Allora parliamo della votazione del capo dello Stato. Il Movimento 5 Stelle indicherà Andrea Greco come grande elettore. I 3 delegati per la Regione Molise saranno individuati con la votazione in programma domani. Per il momento sento di dire solo grazie a questo instancabile gruppo di colleghi, il commento di Greco, cittadini laboriosi, appassionati, con cui insieme continuiamo a coltivare l'obiettivo di cambiare in meglio la storia politica di questa terra. Nelle scorse ore era stata Aida Romagnolo invece a rivendicare per conto di Fratelli d'Italia uno dei 3 posti disponibili, mentre infine la conferenza permanente delle donne democratiche del Molise chiede la nomina di una donna tra i delegati della regione per l'elezione del Presidente della Repubblica. Insomma, staremo a vedere come andrà a finire domani, cosa si deciderà dunque domani. Allora parliamo della Sata Sud, chiesta la convocazione dell'unità di crisi al Ministero dello Sviluppo Economico, lo rende noto l'assessore regionale Filomena Calenda. Per la richiesta dell'unità di crisi presso il Ministero erano indispensabili 2 condizioni: la presenza di oltre 250 dipendenti e la plurilocalizzazione della struttura. Essendo presenti ambedue i requisiti, l'avviata interlocuzione si è quindi chiusa con parere favorevole da parte di Sata Sud per la richiesta dell'unità di crisi. Con la Sata di Pozziglia, detto Calenda, c'è sempre stato un confronto continuo e siamo arrivati a questo risultato dopo attente valutazioni e verifiche necessarie per non rischiare che il Ministero rigettasse la nostra istanza. Ed ora parliamo di Lega Ambiente Molise, che rinnova gli organi associativi. L'assemblea dei soci elegge Andrea De Marco presidente e Giorgio Arcolesse direttore, rinnovata anche la segreteria regionale. Bene, è davvero tutto, ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo per martedì 11 gennaio sul Molise: tempo in lieve miglioramento con cielo nuvoloso ma senza particolari fenomeni e precipitazioni, venti forti, mare molto mosso. Queste le temperature nel dettaglio: Campobasso minima 1, massima 4, Isernia minima 3, massima 7, Termoli minima 6, massima 10, Venafro minima 4, massima 8 gradi.
Tutto per questa edizione, l'appuntamento con l'informazione torna questa sera alle 19.30, sempre in diretta con Valentina Ciarlante. Vi ricordo anche l'appuntamento delle 21 con Rita Iacobucci con Fuoco Incrociato. E allora, ora linea alla regia, consigli per gli acquisti, tra pochissimo la pagina sportiva. Restate con noi. Lo sport, iniziamo con il calcio di Lega Pro, il Covid ferma anche il Campobasso, squadra in isolamento, 5 positivi nella rosa di mister Cudini, nelle prossime ore il blocco squadra si sottoporrà a dei nuovi tamponi, c'è dunque attesa per l'esito degli esami. Il Campobasso infatti dovrebbe tornare in campo il 23 gennaio al Romagnoli contro la Juve Stabia. Mister Cudini vorrebbe tornare ad allenare i suoi, ma ha bisogno dell'ok da parte delle autorità preposte. Nel frattempo il DS Stefano De Angelis è alla finestra per capire cosa offre il mercato, sarà all'insegna degli scambi, ha detto l'operatore di mercato nei giorni scorsi. Il coronavirus ha rallentato le operazioni, così tutte le squadre sondano il terreno ma non affondano il colpo, e allora vedremo cosa farà il Campobasso, se e come migliorerà la rosa rosso-blu. Lasciamo il calcio, occupiamoci di basket, di Serie A. Riprendono domani le sedute di lavoro per la Molisana Magnolia Basket Campobasso. Le rosso-blu saranno di scena domenica tra le muramiche contro la Virtus Bologna per le ragazze del tecnico dei campobassani. Si tratterebbe di un ritorno in campo a quasi un mese di distanza dall'ultimo match disputato, quello sempre all'Arena contro il Faenza del 19 dicembre. Dalla sua, coach Sabatelli ha un po' tutto il gruppo a propria disposizione ed è determinato a conquistare un altro risultato di prestigio. Dunque domani torna al palazzetto per gli allenamenti la Magnolia, che domenica dovrebbe affrontare la Virtus Bologna. E chiudiamo con il futsal, parlando di Sporting Venafro, che ha effettuato un nuovo acquisto, un nuovo innesto. I bianconeri si rinforzano in vista del match contro l'Itria. Vediamo di chi si tratta nel contributo di Vincenzo Ciccone. Un innesto di spessore per proiettarsi al meglio alla sfida contro la capolista Itria. Lo Sporting Venafro è pronto a dare il massimo in vista del match sul campo del quintetto pugliese. Occasione per provare a crescere ulteriormente in un momento in cui i bianconeri hanno disputato il loro ultimo confronto quasi un mese fa, era il 18 dicembre, quando hanno pareggiato sul parquet del Pala Pedemontana contro il Canosa, seconda della classe. Nelle rotazioni a disposizione del tecnico Tavone, infatti, nelle scorse ore è arrivato anche Pasquale Valvona, che sarà un valore aggiunto per il gruppo nel novero del girone di ritorno. La squadra nelle prossime ore riprenderà ad allenarsi per arrivare nelle migliori condizioni possibili al match con il team pugliese. Tavone determinato a far sì che i suoi possano continuare l'attuale serie positiva all'insegna di 8 punti nelle ultime 4 uscite. È tutto anche con lo sport, grazie per averci scelto, arrivederci.